La superconduttività fu scoperta nel 1911 dal fisico olandese Kamerlingh Holmes. Studiando la resistenza elettrica del mercurio, si accorse che al di sotto di una certa temperatura, dell'ordine di 4 Kelvin, la resistenza elettrica si annullava. Da questa prima scoperta ad oggi, moltissimi materiali si sono rivelati avere proprietà superconduttive alle più svariate temperature. Bassissime fino ad arrivare a 140, circa 140 Kelvin a pressione ambiente. La comprensione del fenomeno ha coinvolto tra le menti più brillanti della fisica a partire dal secolo scorso e 5 premi Nobel sono stati assegnati fino ad ora per scoperte in quest'ambito. I superconduttori non sono solamente un argomento affascinante da un punto di vista della loro fisica, ma hanno importanti applicazioni in vari campi. Permettono la realizzazione di supermagnetici, hanno importanti applicazioni in campo medico, nella diagnostica medica, in quanto permettono di rivelare dei campi magnetici ultradeboli. I superconduttori, in particolare i nanocircuiti superconduttori, giocano un ruolo fondamentale nelle tecnologie quantistiche. In particolare sono alla base della realizzazione di alcuni dei computer quantistici esistenti. L'impatto nella nostra società diventerà enorme probabilmente quando si scopriranno, se si scopriranno, i superconduttori a temperatura ambiente. Questo è il sacro graal della ricerca in questo campo e se ci riusciremo, i cambiamenti saranno epocali.